Il titolo Immersioni selvagge prepara in parte il lettore a ciò che è questo libro, presentato nel capoluogo durante una serata organizzata da Valtellina Sub Sondrio e Protezione Civile, in effetti contiene, perché l'autore Andrea Mardo Calpini, subacqueo e instructor trainer tecnico, documentarista degli abissi, qui racconta davvero tanto, tra immersioni, sogni, storie di umanità e viaggi, attraverso cui raccontare storie di uomini, di viaggi, di vita. Il piacere di essere ospitato qua dal Valtellina Sub, all'interno ovviamente della sede della Protezione Civile di Sondrio, e ovviamente sono molto legato comunque al territorio della Valtellina. Lo scopo di oggi è raccontare due parti, diciamo, degli ultimi anni. Da una parte la presentazione del libro, appunto, Immersioni selvagge, e dall'altra invece la presentazione, il confronto delle immersioni svolte sull'Andrea Doria in rapporto al viaggio effettuato nel 1994 da alcuni subacquei del Valtellina Sub. Un confronto tra esiti, tecniche e cambiamenti di un relitto che dal 26 luglio del 1956 giace a 74 metri di profondità lungo i banchi al largo della costa statunitense di Nantucket. Lì, nel 1994, quattro membri del Valtellina Sub Sondrio parteciparono ad una spedizione subacquea tra i meandri di questa enorme motonave. Erano Sandro Montani, Sergio Mitta, Danilo Barana e Claudio Cantoni. Per loro, la realizzazione di un sogno, nell'ambito di quella che fu una spedizione nazionale. E ogni tanto penso anche alle condizioni di allora, applicate oggi, secondo me, insomma, non so se la cosa potrebbe essere fattibile al giorno d'oggi, però la preparazione, l'allenamento era tanta, e quindi abbiamo deciso di andare e abbiamo partecipato a questa spedizione. Delle immersioni molto toste, con mare molto movimentato, immersioni molto profonde, e con le attrezzature che avevamo nel 94, insomma, abbiamo fatto delle cose, abbiamo fatto degli allenamenti al lago, diciamo, fuori dalle righe, fuori dal normale. Il difficile era entrare in acqua con le onde così alte, poi anche quando si era sotto c'era una corrente fortissima. Esatto, sì. Pertanto, pur scendendo lungo una cima appositamente fissata sull'Andrea Doria, era molto difficile rimanere attaccati anche alla cima. Di quella spedizione, di fatto pionieristica, la narrazione è affidata, oltre che ai racconti dei quattro protagonisti, anche ad un documentario da loro realizzato 28 anni fa, proiettato in parte all'appuntamento di Sondrio, durante il quale Cristina Pedranzoli, presidente di Valtellina Sub, ha consegnato una targa premio ai protagonisti di questa impresa. Là, tra i meandri del relitto della motonave italiana, tornerà presto ad immergersi Andrea Mardo Calpini. Qui per l'anno prossimo sto organizzando una grande spedizione, perché avremo due anniversari. Avremo il 55esimo anniversario della prima esplorazione italiana effettuata nel 1968 e poi avremo un altro anniversario, che sono i 70 anni del varo dell'Andrea Doria. E quindi sto lavorando con l'archivio Ansaldo e con una serie anche di partner per creare una spedizione e riportare gli italiani in America.